Eravamo ebrei, esseri immondi da eliminare. Questa la fredda logica del Reich. I nostri indumenti furono accatastati su carrelli nel corridoio, mentre noi, costretti a passare in una grande sala attigua, e fummo sottoposti a una doccia di gruppo. Eravamo circa 300, pressate come le sardine. Durante la doccia sentivo i corpi delle mie compagne soffocare il mio e il contatto con quella pelle umida ed estranea spingeva alla difesa il mio organismo ancora non abituato a quella vita nuova, a quella vita disumana. Più tentavo di evitare quel contatto e più mi sembrava di rimanerne intrappolata. Mi sentivo impazzire. Possibile che fosse tutto vero? Possibile che stesse accadendo a me? Ci furono attimi in cui la mente si isolò dal corpo e non riuscì a riconoscersi in quella grottesca figura quale ormai era la mia. Asciugate con enormi ventole che emanavano aria calda, fummo successivamente rivestite con stracci, senza biancheria e con zoccoli disuguali. In seguito avremmo imparato che il camminare con questi zoccoli di misura diversa, oltre a rappresentare una notevole difficoltà, avrebbe contribuito a rendere più tragica la vita, già tanto precaria nei lager. Quando la temperatura scendeva sotto lo zero, i piedi, costretti in quelle calzature, si riempivano di tumefazioni e piaghe dolorose, deformandosi. Quella condizione estrema indirizzava irrimediabilmente il nostro cammino verso la camera a gas. Uscite dalla baracca delle docce, ci radunarono in uno spiazzo laterale della sauna e da lì rividi a distanza Vittorio e Isaac. Stentammo a riconoscerci. Li rividi a distanza, uno vestito a righe, l'altro con un berretto in testa, io nel mio vestito di stracci. Incamminati lungo un viale, l'SS ci fecero fermare incolonnati davanti a due tavoli, al di là dei quali sedevano due prigioniere come noi. Ci aspettava l'ultima fase di iniziazione a questa nuova vita, la marchiatura. Questa operazione veniva eseguita con un ago rovente simile a un pennino e precedeva l'assegnazione alle baracche. Il numero, una volta tatuato, veniva trascritto su un apposito registro in corrispondenza delle generalità del detenuto. Da quel momento scomparivamo come esseri umani, diventando numeri, pezzi per la macchina di sterminio del Reich. A me fu tatuato il numero A24020, che ancora oggi deturpa il mio avambraccio sinistro. Molte volte ha suscitato curiosità in quanti non ne conoscevano il significato. Tanti anni fa, quando ancora insegnavo, spesso i ragazzi mi chiedevano cosa significasse quel numero. Io rispondevo, accennando ai campi di sterminio e alla mia triste esperienza, ma loro non capivano e qualcuno rideva. Fu così che decisi di nascondere il mio tatuaggio con un cerotto, chiudendomi sempre più nel silenzio. Non volevo sentirmi diversa, non volevo sentirmi osservata. Decisi che avrei tenuto solo per me il mio passato. Non parlai più. Un giorno Silvio, mio figlio, si accorse del cerotto sul braccio e preoccupato me ne chiese il motivo. Gli confessai che volevo nascondere quel marchio di riconoscimento agli occhi degli altri. Il loro scherno e la loro indifferenza mi ferivano. Tanti sopravvissuti come me hanno fatto ritorno in quel campo di dolore, in quei cimiteri del silenzio, per ricordare agli altri che quel dolore è vivo, vero vissuto e che i segni sono impressi nella nostra carne. Noi sopravvissuti abbiamo dovuto ricordare, per la memoria degli uomini, cose, luoghi e momenti che avremmo preferito dimenticare, ma soprattutto abbiamo voluto testimoniare a noi stessi il miracolo della vita, nata dalle macerie della morte. Ebbene, anche questo miracolo ha rappresentato per tutti noi un momento infinito di tristezza. Ad Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Mauthausen, Majdanek, Treblinka, nell'aria abbiamo riabbracciato i nostri cari morti. A loro abbiamo parlato delle menzogne di un mondo che ha disprezzato la loro passione, negandone la memoria.
Un mondo che non ha pianto il lamento di Auschwitz, un mondo che ha dimenticato Auschwitz per paura della sua vergogna. A quei morti abbiamo portato il respiro della vita che continua, abbiamo donato il nostro silenzio ferito per la loro redenzione, abbiamo raccontato di una nuova generazione che non sapeva e di giovani che ora non vogliono dimenticare. Per questi giovani, gli ebrei, gli zingari, i bambini, i testimoni di Geova, gli omosessuali, gli artisti, i musicisti sterminati nei lager, continueranno a vivere, ad essere storia. A Birkenau il portone della morte non si richiuderà più sulla memoria, il binario che l'attraversa non si fermerà più sulla rampa, ma si frantumerà disperdendosi davanti all'altare delle coscienze e della conoscenza, davanti ai ceri della preghiera e ai fiori del riscatto. Lì, in quel punto, si incontreranno i giovani liberi, i ragazzi della pace, e lì ad Auschwitz-Birkenau, dalle ceneri sparse fra le zolle, continuerà a nascere la nostra vita. Personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e della Questura di Roma hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del locale tribunale su richiesta della Procura della Repubblica Capitolina nei confronti di 13 persone appartenenti a due distinte associazioni per delinquere, dedite alla commissione di reati di truffa, possesso e fabbricazione di documenti falsi, nonché sostituzione di persona ai danni di istituti di credito e ignari cittadini mediante fittizie compravendite immobiliari e illecite richieste di finanziamento. Le indagini, svolte congiuntamente alle sezioni di polizia giudiziaria e dal gruppo tutela mercato, beni e servizi del nucleo di polizia economico-finanziaria, sono scaturite dalle denunce presentate da alcuni proprietari di immobili, casualmente venuti a conoscenza della vendita a loro insaputa delle rispettive proprietà, e da direttori di varie banche allarmati dagli insoluti delle rate di rimborso dei prestiti erogati a soggetti resisi improvvisamente irreperibili. Pur variando gli enti creditizi, il modus operandi era comune e ben definito. Dopo l'individuazione di immobili realmente in vendita, i membri della banda ingaggiavano figuranti che, muniti di documenti falsi e utenze telefoniche intestate a soggetti inesistenti, si sostituivano al reale proprietario per stipulare regolari contratti di compravendita dinanzi a notai, anch'essi all'oscuro dell'attività criminosa, e conseguenti atti di concessione di mutui a nome di altrettanto fittizi acquirenti. Ottenuti l'accredito della somma su un conto corrente acceso a nome del finto venditore, il denaro veniva prelevato pochi giorni dopo l'atto di vendita. Tra la fine del 2018 e la prima metà del 2020, gli investigatori hanno ricostruito 5 episodi per un totale di oltre 600.000 euro di somme richieste, di cui 2 portati a compimento, uno interrotto con l'arresto in flagranza di 5 persone e i restanti 2 non conclusi per il diniego dell'erogazione del mutuo da parte delle banche. Il GIP ha disposto a custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 soggetti al vertice delle 2 organizzazioni. Per 8 persone che a vario titolo hanno preso parte alle varie truffe perpetrate e hanno fornito documenti d'identità e fiscali contraffatti, sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'operazione rientra nell'alveo delle attività svolte dalla Procura della Repubblica, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato a tutela dei cittadini contro le condotte fraudolente che possono arrecare gravi danni ai loro patrimoni. Il giorno della memoria, dalla sua istituzione, è sempre stato presente nel piano formativo del liceo classico Pietro Giannone, secondo le sollecitazioni che vengono dalla legge 211 del 20 luglio 2000, che riconosce il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Per questo motivo, utilizzando spunti e suggerimenti del Dipartimento Storico-Filosofico, studenti e docenti dalle ore 9 alle 11 di mercoledì 27 gennaio leggeranno passi letterari, storici, filosofici, commenteranno immagini e scene di film sul tema.
Alcune classi del liceo sono state impegnate per l'evento in lavori creativi. Di particolare suggestione, Ti porto negli occhi, in cui utilizzando la tecnica del collage fotografico con doppia esposizione, il volto di ogni studente è stato sovrapposto a quello delle giovani vittime dei lager nazisti. Il volto che contiene altri volti, il volto che emerge dagli occhi, il volto degli altri come traccia e memoria, il volto che guarda e si guarda, il volto che mostra il dolore, il volto che sente e si fa compassione. Da Montevergine a Pompei e viceversa, in bicicletta. Il recovery plan potrebbe far finalmente spiccare il volo ad un progetto ambizioso messo su carta qualche anno fa. È l'idea avanzata al tavolo di lavoro in provincia sul piano europeo dal presidente del Parco del Partenio, Franco Iovino. Lo scopo è quello di collegare il santuario di Montevergine al santuario di Pompei e da quello poco distante di Torre Annunziata al fine di configurare un super distretto turistico. In sostanza si vuole creare un percorso ciclopedonale collegato alla rete dei sentieri del Parco Regionale del Partenio sul versante avellinese e quella dei sentieri del Parco Regionale del Vesuvio in provincia di Napoli. Il progetto è stato varato alcuni anni fa dal Parco Regionale del Partenio ed è avvalorato da uno studio di fattibilità che intende mettere a frutto il varco della rete ferrata dismessa Torre Annunziata-Cancello. Nascerebbe una vera e propria Greenway dei Santuari, percorso diretto tra i luoghi della devozione delle più suggestive icone della Mamma Celeste, la Madonna della Neve di Torre Annunziata, la Vergine del Rosario e Mamma Schiavona di Montevergine. Ce la metteremo tutta, dice Iovino. È un progetto molto importante che deve essere realizzato. Pensiamo di creare questo grande attrattore con l'obiettivo di realizzare un distretto turistico dell'Appennino meridionale. Abbiamo pensato anche ad un centro di ricerca e di studio sulla biodiversità. Stiamo pensando di utilizzare il rifugio delle acque di Montevergine per realizzare questo osservatorio. Proponiamo anche la ZEA, ovvero la zona economica ambientale, per dare incentivi a chi usa strumenti ecologici per creare sviluppo.